Aria di casa per Luciano Zauri, che ha diretto la seduta di rifinitura che il Pescara ha sostenuto stamani nella sua piscina allo stadio Barbati, per poi proseguire il viaggio verso la Toscana. Domani alle 18 il Delfino sfiderà al Castellani una delle favorite alla vittoria finale. Quell'Empoli però ora un po' annebbiato dopo le ultime 5 uscite nelle quali ha raggranellato appena 3 pareggi e 2 sconfitte. Una flessione che fa traballare la panchina dell'ex Cristian Bucchi. Zauri è stato prima compagno di squadra nelle nazionali giovanili, poi lo ha avuto come allenatore proprio al debutto dello stesso Bucchi sulla panchina biancazzurra nel 2013, quando fu promosso dalla Primavera alla Serie A per traghettare un Pescara che sprofondava verso la retrocessione. Abbiamo un ottimo rapporto con Cristian, è un grande allenatore, poi come tutti gli allenatori quando le cose non vanno bene si è messo, speriamo che non venga mandato via dopo la partita di sabato, perché comunque sia vuol dire che gli danno ancora più tempo per migliorare la situazione. Il rapporto tra i due dunque è ottimo, ma Zauri potrebbe dargli una spallata in caso di colpaccio. È un Pescara che cambierà poco. Dalla cintola in su si ripartirà dal trio Memusciai-Palmiero-Busellato, Macin e Galano, entrambi in gran spolvero, alle spalle del baby Borrelli. Stringerà i denti Palmiero, sempre alle prese col fastidio al tendine rotuleo. Davanti a Castrati, ballottaggio Zappa-Ciofani con il terzino ex Inter che ha buone chance di conferma dopo la bella prova col Pisa, e poi Bettella, Scognamiglio e Masciangelo. In casa Empoli, Bucchi non recupera Moreo, ma ritrova Lagumina, pronto a fare coppia con l'ex bomber biancazzurro Leonardo Mancuso. In difesa Veseli a destra sostituirà l'infortunato Gazzola, mentre in mediana rischiano il posto Bandinelli e Stulaz a beneficio di Bairami e Ricci, il rosetano Dezzi trequartista. La partita sarà diretta da Gianluca Aureliano di Bologna, con cui il Pescara ha 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte in 7 precedenti, l'ultimo dei quali in questa stagione è comunque positivo, il successo ad Ascoli per 0-2. Meglio l'Empoli, che ha il 100% di vittorie, 3 su 3, col precedente stagionale rappresentato dal rocambolesco derby vinto a Pisa 2-3. Al Castellani poi il bilancio tra Empoli e Pescara pende decisamente dal lato dei toscani, che si sono imposti 8 volte a fronte di 9 pareggi e di una sola vittoria del Delfino, che risale al gennaio 2012, quando la squadra di Zeman vinse 0-2 con le reti di Magnero e Insigne. Sempre con Zeman in panchina, l'ultimo episodio in campionato nel 2017, sconfitta del Pescara 3-1 con l'esplosione del caso Pigliacelli. In questa stagione le due squadre si sono affrontate in Team Cup ad agosto, successo empolese 2-1 ai tempi supplementari con reti di Tumminello, Dezzi e Moreo.